feste di mezza estate, feste improvvisa. Undicesima edizione della Festa della Provincia 2008 nella fantastica città di Cefalù, all'interno dello Sherbet Festival. Special guest della serata, Edoardo Bennato. Sogno di mezza estate, beati o voi che entrate. Grande spazio è stata dedicata alla città di Cefalù all'interno dell'undicesima edizione di Provincia in Festa 2008. La manifestazione è molto importante, soprattutto perché il presidente della provincia ha avuto proprio la sensibilità di dare a Cefalù, alla città di Cefalù, questo spettacolo di Edoardo Bennato, che è un cantante che, diciamo, tutti conoscono e che ha avuto tanto successo. E oggi fare questo spettacolo a Cefalù è stato molto importante, anche perché ha concluso una giornata del Festival del Gelato, che è la seconda manifestazione proprio del Festival del Gelato, che ha riscosso tanta, diciamo, successo sia, diciamo, l'anno passato ma anche quest'anno. Sappiamo tutti che il gelato è nato con gli arabi e allora si chiamava sorbetto, che era un misto di ghiaccio con frutta. E veniva utilizzato il ghiaccio che veniva prelevato nei canaloni delle Madonie e anche dell'Etna. Quindi, siccome noi siamo vicini alle Madonie, Cefalù è stata scelta proprio per questo fatto, che ha dato inizio alla nascita proprio del sorbetto e quindi negli anni successivi del gelato. Forse l'estate o forse pazzia, ma so che stanotte diventerai mia. Volevamo realizzare una festa diversa rispetto al primo decennale, volevamo valorizzare i comuni della provincia in una visione di provincia policentrica. Abbiamo scelto di fare 10 concerti nelle maggiori città della provincia. Siamo stasera a Cefalù, una delle perle della nostra provincia, e poi vogliamo concludere su Palermo realizzando la prima notte in festa della provincia. Non si è mai realizzata una notte bianca a Palermo. Vogliamo creare, stiamo lavorando a realizzare questo evento, che risulterà unico perché avremo un'intera notte di musica di tutti i generi, dalla rock alla jazz, alla musica classica, alla musica leggera, alla musica elettronica. Avremo musica per tutti i gusti e a tutte le ore, dal pomeriggio sino alla mattina dell'indomani. Questa festa vuole lanciare un segnale, che è quello di coinvolgere nella gestione, nell'amministrazione della provincia i comuni. Noi vogliamo governare il territorio insieme ai sindaci, insieme ai sindaci dei comuni della provincia. Vogliamo valorizzare le diverse tradizioni culturali della provincia, vogliamo, a partire da queste tradizioni, creare condizioni di sviluppo e creare condizioni di ricchezza per la nostra comunità provinciale. Chi non ha sognato mai? La manifestazione della Provincia in Festa non ha mai avuto un direttore artistico, e il presidente Avanti infatti ha fatto una scelta, mi ha dato incarico e ho accettato con estremo orgoglio, voglio dire, lo dico per un fatto grazioso, che è a gratis, cioè non becco una lira. Ma è una cosa di grande prestigio. Abbiamo tentato, e credo oggi a cose fatte riuscendo, a fare quella che era la festa barocca, che nel 600 eravamo i primi in Italia e forse in Europa. Ritorna la festa barocca, quindi, che tutta la città diventa un palcoscenico. Giorno 27 avremo dislocato fra Piazza Crispi e Piazza Verdi 18 palcoscenici con tutta la musica e con tutti gli artisti, compreso Edoardo Bennato, i Pooh, Irena Grandi, e animeremo la città, e quindi sarà la festa della provincia in città.